mia, è tardissimo e devo uscire di casa urgentemente. Che fame. Gli accessori non possono mancare. No, questi no. Ma che stavo facendo? Mi stavo per mangiare l'anello. Non ci vedo più dalla fame. Anello? Anelli di cipolla. Che bontà. Sì, sì, basta. Non esco più. Vado subito a prepararmi gli anelli di cipolla. Venite insieme a me in cucina. Ma prima iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Andiamo! Per fare gli anelli di cipolla ci serviranno una cipolla, circa 50-55 g di farina, 25 ml circa di acqua, un uovo, un pizzico di bicarbonato, del sale, paprika e curry. Come prima cosa andiamo ad unire alla farina il pizzico di bicarbonato e un pizzico di sale. Con una frusta andiamo a mescolare. Dopodiché andiamo ad unire le spezie, quindi paprika e curry. A questo punto aggiungiamo l'uovo. Infine uniamo anche l'acqua. Mescoliamo energicamente per non far formare i grumi. Una volta che abbiamo terminato di fare la nostra pastella, mettiamo in frigo per circa mezz'ora. Nel frattempo sbucciamo la nostra cipolla. Una volta sbucciata, andiamo a tagliare la nostra cipolla in questo modo. Trascorsa mezz'ora, prendiamo l'olio di semi e versiamolo in una padella. Accendiamo quindi la fiamma e facciamo riscaldare l'olio per bene. Quando l'olio è pronto e quindi ben riscaldato, prendiamo i nostri anelli di cipolla e immergiamoli nella pastella. Dopodiché andiamo a friggere. Quando si sono ben dorati da un lato, giriamo dall'altro. Una volta cotti, scoliamo e mettiamo in un contenitore ricoperto il fondo con carta assorbente. Proseguiamo quindi fino alla fine delle nostre cipolle, anzi degli anelli di cipolla. Ecco a voi gli anelli di cipolla, molto diffusi negli Stati Uniti d'America, ma ormai molto diffusi anche in altre regioni e in altri paesi. Un aperitivo, un antipasto e un contorno veramente eccezionale. Inoltre possono essere accompagnati con condimenti come ketchup o maionese o semplicemente mangiati da soli. Ora io scappo, ciao!